Oggi siamo a Barcellona, nel porto turistico. Qui ha sede il test center del cantiere De Antonio, dove si possono provare tutto l'anno le loro imbarcazioni. Hola Sandra! Hola Mauricio, bienvenido! Gracias! Andiamo? Vamos! Vamos! Che accoglienza! Sì, però adesso andiamo a provare la barca. Questa è l'ammiraglia della gamma De Antonio, il D50 Open. Questo yacht ha parecchi segreti. Per esempio, potreste vederlo correre in mare velocissimo e chiedervi da quali motori è spinto. Come tutti i De Antonio utilizza fuori bordo. Già, ma quali e quanti ce ne sono qui sotto? Vogliamo sbirciare? Due Mercury V12 da 600 cavalli, ma ci potrebbero essere anche tre o quattro motori fino a una potenza massima di 1800 cavalli. Anche a prua c'è qualcosa di speciale. Al posto di questi materassini potreste riempire d'acqua una vasca con idromassaggio jacuzzi e godervi un momento di relax indimenticabile, immersi al sole ma al fresco. Questo spazio sarebbe in realtà perfetto anche per lasciar sguazzare i bambini mentre voi vi sorseggiate un aperitivo. Queste due caratteristiche sono molto distintive, non vi pare? Ma poi c'è tutto il resto. Uno stile inconfondibile, fatto di linee pulite. Un minimalismo contemporaneo che piace molto. E forme razionali, che sfruttano al meglio la superficie di coperta, anche grazie a soluzioni già utilizzate su altri De Antonio, come per esempio i mobili componibili del living. Le murate sono alte per farvi stare tranquilli e per non togliervi il piacere del panorama si abbassano proprio in corrispondenza del living, senza però rinunciare alla sicurezza e allo stile. E poi, se volete scendere più comodamente da bordo, i tientimene sono presenti anche nell'area poppiera per condurvi sulla plancia bagno che, volendo, scende a livello della superficie. È un optional. Lo smisurato prendisole a poppa sfrutta al meglio le dimensioni di questo quasi 15 metri, estendendosi sopra i fuoribordo. I materassini sono inframmezzati da portabicchieri e gli appoggiatesta ci fanno sognare l'estate. La lunghezza di questo mobile vi consente di attrezzarlo a piacere e di dedicarvi anche in compagnia alla preparazione di spuntini all'ombra del T-top. Il metodo con cui vengono assemblati scafo e coperta permette di ottenere tutta questa larghezza interna. E così, nella postazione di pilotaggio ci sono ben quattro poltrone, tutte comode e al riparo di un parabrezza alto. Avete provato a contare quante persone potrebbero sdraiarsi contemporaneamente su questo Open? Ciò significa che potete dare una festa a bordo con tanti ospiti e che ciascuno troverà uno spazio per rilassarsi, per chiacchierare, insomma, per stare bene a bordo. Ancora altri segreti. Un garage tender verticale per il minimo ingombro e un locale tecnico facile da ispezionare. Chi compra un 50 piedi potrebbe scegliere anche un flying bridge, ma non avrà la stabilità, le doti di navigazione, la velocità di un open come questo, però avrà più spazio e sarà più protetto dalle intemperie. Per questo il cantiere ha previsto la versione del D50 Coupé con cabina di pilotaggio completamente chiusa e T-top allungato sino a poppa per le zone climatiche meno calde. Il De Antonio D50 Open, tuttavia, non è solo un open.
Tutta la gamma di questo cantiere è stata concepita per dare la possibilità di usare la barca per più tempo, anche pernottando a bordo. E su questo 50 piedi hanno fatto ancora meglio, dando la possibilità di scegliere 7 diversi layout del ponte sotto coperta. Gli open concorrenti solitamente hanno 2 cabine, ma qui se ne possono avere sino a 3, con 3 bagni. Nel caso una di queste fosse adibita a cabina per il marinaio, viene provvista di bagno en suite. Ovviamente al crescere del numero dei locali cambia la loro dimensione, ma non quella della cabina armatoriale. C'è una bella sintonia di colori tra i rivestimenti del pagliolo, delle tappezzerie e il colore caldo di questo legno. Gli storage non mancano, anzi sono anche capienti e ce ne sono nelle cabine e nel corridoio. Il legno ha una bellissima vena e certi pannelli sono lavorati come se fossero stati scolpiti. L'essenza poi è usata anche per profili e cornici. Ecco un altro segreto del De Antonio D50. Le murate verticali offrono più volume sotto coperta e il particolare metodo di costruzione annulla gli spazi tra le murate esterne e quelle interne. Ora, se fossimo in un'abitazione, qualche centimetro non cambierebbe l'abitabilità, ma in barca ogni centimetro fa la differenza e questo è il risultato. Il locale di poppa è quello più trasformabile. Potrebbe essere un largo living che si converte in matrimoniale, oppure una vera e propria cabina matrimoniale, così ampia da essere scelta anche come padronale. Ma proprio grazie alla sua larghezza potrebbe essere divisa anche in 2 cabine. A centro barca il disimpegno è così grande che, oltre a questo bagno, se ne può ricavare un altro in questa posizione. Saranno forse quei 24 cilindri là dietro, i due V12 Mercury da 600 cavalli, oppure questa postazione di pilotaggio molto aggressiva, ma io mi sento su una barca veloce e sportiva, anche se sono ancora a lento moto. Procedura di partenza. Un po' di gas, i flap tutti giù, per alzare un po' la poppa e agevolare l'ingresso in planata, che però è immediato, per forza, con tutta questa spinta. Ok, ci siamo! Siamo fuori dall'acqua a 13 nodi e mezzo. Si è alzato il vento e il mare, e le acque qui davanti a Barcellona sono un po' mosse, fa anche freschino. Guardate l'assetto di questo scafo, tiene tutta la sua carena immersa da prua a poppa e in questo modo subisce meno l'effetto del beccheggio provocato dalle onde. È incredibile l'accelerazione. Forse è merito di questi motori, ma magari sarebbe la stessa con più fuoribordo, ma con la stessa potenza complessiva. 22 nodi, qua i flap non servono più. La carena ha 2 step. A questa andatura non sono ancora efficaci. Diamo ancora gas. Là davanti la prua ha la capacità di deflettere la scia e allontanare molto gli spruzzi. Questo è importante perché con queste fiancate verticali bisogna evitare che l'onda di scia risalga lungo le murate, e in effetti questo non avviene. E poi, mandando l'acqua lontano, anche in presenza di vento, rimaniamo perfettamente asciutti, gli schizzi non arrivano in coperta. Bravi! 28 nodi. Stiamo consumando circa 7 litri per ogni miglio. Però in questo momento sono contro le onde e contro il vento. Diamo un po' di treno.
Ah sì, è una cosa che preferisce. E senza accelerare ha preso già un paio di nodi, siamo a 30 nodi. Il consumo è sceso, siamo a 6,6 litri per miglio. Stesa sull'acqua, magnifica. Quanto è rapida in virata! Mamma mia, come stringe il raggio! Wow! Da non credere! Molti altri open di questa misura, con questa motorizzazione, beh, si fermano qui, a 36 nodi. Noi invece in questo momento siamo soltanto a 5100 giri minuto. Beh, possiamo andare ancora molto più veloci. È leggera sull'acqua. Sembra che gli step facciano proprio il loro dovere in questo momento. Siamo a 40 nodi. Aiutiamola ancora. Aiutiamo questo scafo e i motori alzando il trim. Lo porto su 30%, 40% e così mi piace. Una barca così grande, con tre cabine se volete, altrimenti due come in questo caso, con la jacuzzi là davanti e la velocità. E la velocità è di 46 nodi! 46 nodi e mezzo! Ogni volta che provo un De Antonio rimango sorpreso dalla capacità di questo cantiere di sviluppare i suoi prodotti. D'accordo, lo fanno tutte le aziende, è vero, ma per loro sembra essere un obiettivo fondamentale. E non mi riferisco solo allo stile, all'allestimento, ma anche alle prestazioni, alla carena. E questo, credetemi, non è così comune.